Oggi ci occuperemo di creare gli occhi e di truccare la bambola. Adesso cominciamo subito con il creare la base per gli occhi. Ci servono degli stampini a espulsione tipo questi, rotondi, della pasta bianca, della pasta marrone e della pasta nera. Ci servirà dell'acrilico nero e dell'acrilico bianco. Cominciamo a creare la base bianca per gli occhi. Prendiamo un pezzettino di pasta bianca, stendiamo la pasta, poi prendiamo la bambola e misuriamo la grandezza dell'occhio. Questo va bene. Quindi andiamo a tagliare due cerchietti. Prendiamo la bambola, con un pennellino spalmiamo un velo di Vinavil. Deve essere molto sottile lo strato di Vinavil. Prendiamo il primo cerchietto, lo adagiamo e premiamo per allargarlo leggermente. Lo faremo diventare molto sottile, mantenendo sempre la forma rotonda. Stessa cosa facciamo con l'altro. Dobbiamo avere questo risultato. Una base bianca molto grande. Adesso andremo a creare la parte marrone. Prendiamo un altro stampino un po' più piccolo e ci rendiamo conto che va bene, perché deve essere leggermente più piccolo del bianco, di quello che abbiamo usato per creare la parte bianca. Prendiamo un pezzettino di pasta marrone, lo stendiamo molto sottile. Con lo stampino più piccolo tiriamo fuori due cerchietti marroni. Prendiamo da capo del Vinavil e spalmiamo uno strato sottile. Prendiamo i nostri cerchietti marroni e li andiamo a posizionare. Così. Con lo stesso cerchietto di prima andremo a fare la pupilla nera. Andiamo ad attaccarlo sempre con un po' di vinavil. In questo modo, così. Ora dobbiamo creare le ciglia e le ciglia le dipingeremo. Prima di dipingere le ciglia mettiamo il fard e il rossetto. Come fard useremo una polvere opaca e andiamo a creare un po' di rossore sulle guance. Prendiamo un pennellino sottile dell'acrilico rosso e andiamo a dipingere la bocca. Io di solito dipingo anche l'interno perché non mi piace vederla bianca. Ecco, in questo modo. Molto più carina. Sempre con un pennellino sottile e adesso con l'acrilico nero
dipingiamo le ciglia. Creiamo le ciglia. Alcune vanno verso l'alto. E un paio vanno verso il basso. Ripetiamo tutto sull'altro occhio. Eccola qua, con le ciglia dipinte. Adesso dobbiamo creare le luci negli occhi. Con un pennellino sottile dell'acrilico bianco andiamo a creare i punti luce. Devono andare tutti e due dallo stesso lato, quindi tutti e due sul lato destro o tutti e due sul lato sinistro, perché la luce viene sempre soltanto da un lato. E tre puntini un po' più piccoli. Ora creiamo le orecchie. Prendiamo due pezzettini di pasta pelle, facciamo due palline con uno strumento arrotondato. Facciamo un piccolo buchino. Mettiamo un po' di colla a questa altezza, quindi l'altezza più o meno di naso-occhio, e attacchiamo il primo orecchio. Stessa cosa dall'altro lato. Facciamo in modo che siano dritti. Per oggi abbiamo finito e la prossima volta faremo il vestitino.